Sì, è iniziato tutto quanto con la Germania, era una partita molto difficile, lo sapevamo fin dall'inizio. Siamo stati in partita penso per buoni 40 minuti, poi la Germania aveva più cambi, più rotazioni ed era più costante e hanno vinto la partita. Poi contro l'Islanda abbiamo fatto una buonissima partita, credo, la migliore fatta con questa squadra, penso. E ieri eravamo carichi, eravamo pronti a lottare. Quello che abbiamo fatto, però devo dire che i serbi sono stati più forti di noi. Ha detto Boris Popovic, il vostro allenatore, proprio in questi minuti, in queste ore, che non bisogna battersi perché innanzitutto mancano ancora quattro partite, è ancora lungo questo campionato europeo e perché c'è soprattutto questa partita con la Croazia che può indirizzare il percorso della nazionale nella corsa ai mondiali. Sì, il nostro obiettivo quando siamo arrivati qui in Portogallo era ed è arrivare tra le prime 11 per qualificarci al mondiale. Ieri avevamo avuto l'opportunità di chiudere già, diciamo, questo primo grande obiettivo vincendo con la Serbia ed entrare tra le prime 8. E non ce l'abbiamo fatta, però ad inizio europeo quello che volevamo era arrivare con 2 punti alla fase successiva, quello in cui l'obiettivo che abbiamo raggiunto. E ora adesso ci manca di vincere questa partita contro la Croazia. E dopo giocarcela. Croazia, che è una squadra che avete già affrontato peraltro in amichevole proprio pochi giorni prima dell'inizio di questi europei. Sì, era una Croazia, però qui mancava il portiere e mancava altri giocatori fondamentali, quindi sarà una Croazia diversa, ce l'aspettiamo più forte, però anche noi siamo uniti e siamo convinti di potercela giocare fino alla fine. Com'è l'Italia di questi campionati europei? Una squadra che al gruppo, diciamo, di voi senatori, anche se questa è una parola forte per una squadra under 20, si è aggiunto il gruppo poi dei ragazzi più piccoli, quelli di maggior talento della selezione under 18. Sì, devo dire che è una bellissima squadra, è bello stare insieme, siamo un buon gruppo. Questo che hai detto tu è vero, ci sono molti giocatori nuovi, però che ovviamente conoscevamo perché anche i raduni che facevamo con la nostra nazionale spesso erano in comitanza con quelli dell'Under 18, quindi siamo un buon gruppo e siamo affiatati e pronti a giocarci la prossima partita. Che cosa si sente di dire il capitano Giacomo Rovati ai suoi compagni di squadra alla vigilia della partita con la Croazia? Che dobbiamo mettercela tutta e che ce la possiamo fare.